Annalisa, ci sei? Eccomi, ci sono, senti, ci sono. Vogliamo uscire allo scoperto? Io volevo ringraziarti per questa canzone che hai dedicato a me. Voglio certo. solo te, quando ci sono io sento solo le presenze. Grazie, guarda, non ce n'era bisogno, però sono molto contento e lo adesso ci sarà l'Ansa che batterà questa notizia. Annalisa aveva che dedicato. Meraviglia. Come no, sì. Ma come diciamo da queste parti, ma davvero? Ma che è? Infatti, no, è come Colorado. Allora, benvenuta ad Annalisa Scarrone, ciao! Grazie, grazie mille. Come stai? Come va questa giornata, questo inizio settimana? Bene, bene, guarda, benissimo, abbiamo iniziato di nuovo alla grande con un po' di promozione, appunto, quindi chi meglio di me? Certo, poi tra l'altro posso dare questa notizia che è stata battuta questa mattina dal TG.com, che ti vediamo anche sì. al cinema, quindi non ti dovrò più chiamare Annalisa, ma India. Ecco. È vero? Allora ti no, chiamo però, India. Io sono, continuo sempre a chiamarmi Annalisa, ci mancherebbe altro che ecco. India è il personaggio, sarò India solo per qualche mese. Allora ricordiamo, ci sarà questo film Babbo Natale arriva dal nord, diretto da Maurizio sì. Casagrande, che sarà anche il protagonista. Lui è un padre superficiale e bugiardo che in occasione del Natale cercherà di recuperare il rapporto con te. Come esatto. sei? Come sei come figlia? Eh? Ma, che domanda. Guarda, per quanto riguarda questa ragazza india, è una ragazza complessata, un po' sfigata, ecco. Che ha velleità artistiche, ma non ce la fa perché non ha ancora bene capito che cosa vuole e dove vuole andare. Certo. E come se non bastasse, un padre assente. Che insomma deve un po' cercare anche lì di capire e sopportare. Quindi. Senti, questa è la India. India, ma parliamo di te, anche perché non ti corrisponde proprio per niente, immagino. Ma io guarda, in realtà sicuramente qualche cosa di qualche gancio con la realtà ci sarà sicuramente anche perché in qualche maniera mi devo aiutare, ecco. Però sì, io sono stata anche io complessata e sfigata sicuramente, poi a un certo punto ho fatto il cambiamento, diciamo sono cresciuto, ho maturato e niente. Diciamo che una buona mano te l'ha data amici, poi la partecipazione a Sanremo, i premi che hai vinto, il Win Music Awards, il premio Lunezia, l'affetto certo. del pubblico che ha comprato i tuoi brani, insomma, anche su iTunes, insomma, quindi devo dire che c'è un bel seguito. Quindi diciamo che lì vesti i panni di una cantante di talento ma di scarso successo. Qua invece devo dire che va molto bene, no? Sì, va molto bene, sono molto contenta tra l'altro soprattutto di questo ultimo progetto che tra poco vedrà la luce, uh-huh. È stato veramente un lavoro lunghissimo e mi sento veramente realizzata, adesso non vedo l'ora di farlo sentire perché io tanto che ci lavoro e insomma tra non molto, tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo lo potranno sentire tutti, non vedo l'ora. Allora, stiamo parlando naturalmente del nuovo album, so che stai collaborando, ma soprattutto anche il produttore, Checco Silvestre dei Modà, no? Esatto, sì, siamo tutti al lavoro, stiamo facendo le ultime cose, ma in realtà lo scheletro è pronto. È pronto. Da un bel po'. Ma tu scalpiti sì, adesso che ce l'hai. Sarà... Adesso che ce l'hai lì, scalpiti e ma vuoi guarda, ma scalpito di brutto, guarda, non puoi capire. Puoi darci qualcosa in anteprima? C'è una canzone al quale sei già legata, che non vedi l'ora che uscirà magari come singolo? Ma allora sì, ce ne sono parecchie in realtà, sono legata più o meno a tutte in modi diversi, ad alcune forse di più. Uh-huh. E... però quella tu ci metti la mano sul fuoco, questa secondo me dovrebbe andare, perché poi è difficile sapere se la gente apprezzerà o meno, però senti già che ha quel qualcosa in più. Sì, sì, sì. Guarda, ce ne sono più di una, bene, allora quattro così. Quattro. Sono molto fortunata, sarà un disco molto bello. Bene, dai, allora lo aspettiamo. Dovrebbe arrivare all'inizio, fine anno, inizio prossimo anno? Esatto, sì. Ok, proprio quando si svolgeranno anche le riprese del film, quindi tutto insieme, no? Queste grandi tutto emozioni insieme. Al cinema, esatto. Musica, eh? Che poi è tipico, no? Cioè, uno lavora, si fa il mazzo, eccetera, e poi succede tutto nello stesso momento. Esatto. È sempre così. Non si può mai decidere, no? Poteva venire una cosa in un momento e un'altra cosa in un'altra, no? Tutto insieme. Vabbè, quindi vorrà dire che ti vedremo al cinema, ti ascolteremo in radio, insomma, sarai omnipresente.
Sì, mi sdoppierò. Comunque sì, tanto per chiarire, adesso qui durante queste vacanze di Natale faremo le riprese, e a gennaio faremo le riprese, ma il film uscirà poi Natale 2015. Ecco. Certo, certo. Quindi, sì, comunque, però ti vedremo se veniamo dal punto di vista della confusione pubblica, no, sì. Bisogna aspettare ancora un anno per vedere questo fantomatico film. Invece il disco è lì dietro l'angolo. Ok, beh, quando ci saranno le riviste di gossip o sorrisi e canzoni, ecco, vediamo Annalisa girare a Salerno, perché saranno quelle più o meno le scene, e poi c'è Maria Grazia Cucinotta anche, quindi insomma ti vedremo e ti sentiremo, ok? Sì, me lo auguro, quindi, me lo auguro. Sì. Senti Annalisa, scusa la battutaccia, ma non è quindi l'ultimo addio questo, no? Ah, no, ci mancherebbe altro, no? Anzi, è una delle tante volte in cui romperò le scatole in giro. Benissimo, allora la presenti tu la canzone? Sì, la presento io. Vai. Con tantissimo entusiasmo, grazie di questa bella intervista. Beh, chiacchierata. L'ultimo addio, bye Annalisa. Scarrone. Ok, un abbraccio e in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao Annalisa. Ciao.